Io credo che a livello europeo sia l'iniziativa per i giovani, la garanzia per i giovani che il Partito Socialista ha messo al centro della propria campagna e ovviamente il tema è come trovare delle risorse perché questa garanzia per i giovani possa diventare realtà e quindi possa essere tradotta in uno strumento legislativo. E certamente l'accordo che è stato raggiunto per la tassa sulle transazioni finanziarie potrebbe mettere a disposizione delle risorse in tal senso. Sarebbe un giusto compenso perché la crisi è stata prodotta dalle banche, quindi l'attuale livello molto alto di disoccupazione giovanile e soprattutto di disoccupazione giovanile delle ragazze, che è ancora più alto di quello dei ragazzi, potrebbe essere temperato finanziandolo attraverso i proventi della tassa sulle transazioni finanziarie. Il tuo avvenire è il mio avvenire.